la ricerca scientifica e la musica sono andate insieme. Questo gruppo che si presenterà fra 2 minuti è formato quasi tutto da ricercatori, direi il 90% sono ricercatori, astrofisici, medici, eccetera, ma sentirete anche il loro livello musicale. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Vorrei prima di tutto ringraziarvi per essere qui oggi e quello che vi andremo a proporre sarà un evento di divulgazione scientifica organizzato dall'associazione Science Industries, che con oggi è arrivato alla sua 7ª rappresentazione in giro per l'Italia. Come vedrete, il nostro evento esulerà un po' dal concetto classico di parlare di scienza, ma prima di tutto lasciatevi ringraziare la Casa delle Letterature ed Anna Parisi che ci hanno permesso di essere qui oggi. Lascerei ora la parola, o per meglio dire la musica, all'ideatore di questo progetto, Lorenzo Pizzuti, che insieme ai suoi musicisti ci terrà compagnia in questa ora insieme. Quindi di nuovo grazie e vi auguro un buon divertimento. Chiamata Science Industries, di cui riporto i suoi saluti.
Ecco, lasciatemi presentare anche la mia co-presentatrice, Noemi Fardi, che mi aiuterà questa sera a raccontarvi qualche sua esperienza. Anche lei, una giovane leva in fisica, possiamo dirlo, porta sfortuna, no? La prossima settimana si dovrebbe laureare in fisica, quindi in bocca al lupo a Noemi. E prima di raccontarvi un po' cosa faremo, volevo farvi capire una cosa importante, il nostro concetto di divulgazione scientifica. Noi crediamo fermamente che la scienza non sia solo un qualcosa che vada fatto nel laboratorio o in un ufficio, ma sia davvero uno spettacolo con cui ci si possa divertire, deliziare, ma anche imparare qualcosina, giusto Noemi? Infatti è proprio questa l'idea del Science Concert, ovvero un evento che messa insieme in un mix del tutto nuovo, un talk di carattere prettamente scientifico, a brani musicali di diverso genere. Infatti, come vedrete, ci alterneremo in brani che andranno dal classico al rock al jazz, a brevi pillole e curiosità sull'universo e il mondo che ci circonda. Ecco, il brano che avete appena ascoltato in realtà è solo è Festa di BFM, non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuto, versione un pochino modificata sicuramente, e era proprio per introdurvi al fatto che questa è anche e soprattutto un'occasione di festa. Il nostro tema di che vogliamo affrontare quest'oggi è solo un po' giusto dalla serata quantistica, ma non così tanto, vero? No, infatti proprio perché ci piace fare le cose in maniera estremamente semplice, abbiamo deciso di discostarci un po' da quello che sarà il tema della nostra serata, ma non di troppo. Infatti parleremo del viaggio. Viaggio inteso non solo come viaggio dal punto di vista spaziale, ma anche viaggio nei vari ambiti della fisica. Un viaggio inteso come, non so, viaggio attraverso... Qualcuno ha parlato di viaggio? Scusate l'interruzione, buonasera, ma visto che sei qui, mi sono sempre chiesto, ma è possibile viaggiare nel tempo? No, ragazzi, no! Cominciamo bene. Allora, caro mio... Niccolò, ecco, Niccolò. Dove stai il mio? Okay. In realtà tu volevi fare tanto il simpatico, no? Ci vuole interrompere così, ma ci hai visto in qualche maniera giusto. Cioè quando si parla di viaggio attraverso lo spazio, in qualche maniera vuol dire anche viaggiare attraverso il tempo, ce lo insegna la teoria della relatività. Il problema è che noi siamo abituati a pensare allo spazio e al tempo come due entità separate, oltre la natura e la realtà stessa. Ed è qui che sbagliamo, perché spazio e tempo sono qualcosa di diverso. Sono delle proprietà dell'universo, esattamente come il colore di questa camicia o la forma delle cose. Quindi nascono insieme all'universo, si evolvono con l'universo e quindi è normale che acquisiscano diversi valori a seconda del punto dell'universo in cui ci troviamo, giusto? Sì, esattamente. Infatti se volessimo potremmo immaginarle un po' come le ossa del nostro corpo e diversi in ogni punto, spazio e tempo costituiscono la struttura portante del nostro cosmo. Sì, diciamo che li possiamo pensare come due facce di una stessa medaglia, o se vogliamo dire di uno stesso lenzuolo. Un gigantesco lenzuolo a quattro dimensioni, ora è un po' difficile da immaginare quattro dimensioni, ma facciamo uno sforzo, fatto di spazio e tempo insieme, che i fisici con grande fantasia hanno ribattezzato, immaginate un po', spazio-tempo. In questo lenzuolo infatti spazio e tempo sono costantemente mischiati tra loro, quindi se volessimo potremmo misurare il tempo in metri e lo spazio in secondi. Esattamente, anche se sembra strano. Quindi, scusa, se andassi all'IKEA e chiedessi un tavolo di 4 nanosecondi non mi prenderebbero per pazzo? Forse con te farebbero anche un'eccezione. Però in realtà uno potrebbe farlo, effettivamente. Uno potrebbe andare all'IKEA e chiedere un tavolo in secondi. Non sbaglieresti. Ma facciamo un esempio pratico. Quel foulard sembra che fa a caso nostro, giusto? Ecco, cerchiamo di immaginare, grazie alla nostra Sara, che ci ha aiutato con questo bellissimo... Quanto è grosso? Ok, ottimo. Bene, grazie ragazzi. Immaginiamo che questo sia il nostro spazio-tempo, la struttura base dello spazio e del tempo. Ecco, nel momento in cui noi abbiamo un universo vuoto, senza nulla al suo interno, questa struttura è essenzialmente piatta. Immaginiamola più o meno uguale in ogni suo tipo. Ma cosa succede nel momento in cui noi andiamo a inserire qualcosa nel nostro universo? Materia o energia? Usiamo forse dire il portafoglio del nostro Andrea Vidalisa, anche lui un'altra giovane leva in fisica, tanto per cambiare. Bene, nel momento in cui vado a inserire qualcosa nel mio universo, vado a modificare la struttura geometrica dello spazio e del tempo, piegandone praticamente, creando questa, si chiama curvatura.
no? In maniera tale che i valori di spazio e tempo che vengono misurati, per esempio, dalla nostra Roem in questo punto del lenzuolo, saranno diversi dai valori di spazio e tempo che vengono misurati, per esempio, dal nostro Niccolò in quest'altro punto del lenzuolo. Ok, comunque, che cos'è nella vita di tutti i giorni questa teorica deformazione dello spazio e del tempo? Stiamo davvero parlando di cose solamente astratte o c'è qualcosa di pratico? Come la percepiamo noi? Noi la percepiamo essenzialmente come una forza comune ma al contempo fantastica, meravigliosa, che accompagna la vita di tutti i giorni. Ovvero? La forza dell'amore. No, Nicolò, la gravità. Parliamo della forza di gravità. La gravità è la dimostrazione pratica del fatto che spazio e tempo non sono degli assoluti. Bene, ora che abbiamo risolto questo amletico dubbio esistenziale del nostro Niccolò... No, scusa, Sì, hai fatto un gran bel discorso, ma non mi hai risposto. Esiste o no una macchina dove io ci salto dentro e via no, il lo tempo? Io direi... Facciamo una cosa. Rilassiamoci un pochino e lasciamo queste chiacchiere a dopo, se no il pubblico si annoia, quindi vi proporrei di suonare qualcosa. Sì, suoniamo qualcosa. Abbiamo detto che il tema sarà il viaggio, quindi iniziamo il nostro viaggio. Ebbene, caro Niccolò, già che sei qui, io direi di portarti da qualche parte, lungo una strada. Una strada? E che strada? Io la chiamerei più che altro un'autostrada. Un'autostrada per dove, scusa? Un'autostrada che apre le porte dell'inferno. No! No, 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 questa è Wind Wind degli ACDC. One, two, three!
questo direi che il nostro viaggio è ufficialmente cominciato. Quindi, che dire, abbiamo parlato effettivamente di come spazio e tempo sono mischiati tra loro e di come possano effettivamente... Che vuoi ancora? Chi c'è? Bello, ma insomma, mi vuoi rispondere o no? Insomma, si può viaggiare nel tempo? No. Ma pure voi mi prestate a questa cosa? Allora, in realtà, vuoi sapere, Nicolò, vuoi sapere se esiste una macchina del tempo? Certo. Bene, la tua automobile. Se tu entri all'interno della tua automobile e vai a una grande velocità, rispetto a chi si trova fermo a guardarti, tu stai effettivamente viaggiando attraverso il tempo. Più precisamente, stai viaggiando nel futuro. La tua percezione del tempo, se vista dall'esterno, sembrerà rallentare. Ma come? Com'è possibile, scusa? In realtà è così che stanno le cose, mio caro Niccolò. Ma, diciamo, cerchiamo di spiegarci un pochino meglio, no? Allora, immagina, mi servirebbe un volontario qui per spiegare questa cosa. Tu io prenderei Salvatore, che mi sembra un tipo particolarmente prestante. Salvatore? Ecco, sì, bravo. Tu mi sembri uno molto atletico, no? Atletico, no? Sì, sei veloce. Io quando non ho detto che pensa di me. Ottimo, allora, un applauso a Salvatore che si presterà a questo giochino quest'oggi. Dovete sapere che Salvatore è una persona estremamente precisa, ma così precisa che non arriva mai in ritardo, addirittura oggi alle prove è arrivato anche in anticipo, quindi proprio tutto dire, e lui sa schioccare le dita esattamente una volta ogni secondo. Fai vedere come schiocchi bene le dita, Salvatore, fai vedere come schiocchi. Esattamente. Adesso il nostro Salvatore inizierà a correre aumentando sempre di più la sua velocità fino ad avvicinarsi alla massima velocità consentita del nostro universo. Vai, vai, corri! La velocità della luce, vai, corri Salvatore fino alla velocità della luce, siamo finita, ma lo facciamo fermare? Ti voglio bene, scienziato. Anch'io tantissimo, basta che mi sembri fatto azzicare il codeglia, per favore. Allora, in realtà mentre Salvatore faceva questa sua atletica, noi abbiamo misurato quanto tempo intercorreva tra uno schiocco e il successivo con i nostri strumenti ultra precisi. Ebbene, mentre per Salvatore continuava a trascorrere esattamente un secondo, per noi, tra uno schiocco e il successivo, man mano che la velocità di Salvatore aumentava, sarebbero trascorsi prima un secondo, poi un secondo e mezzo, poi due, poi tre, poi quattro. In pratica il tempo si dilata man mano che la velocità aumenta, fino a raggiungere una dilatazione quasi infinita quando arriviamo alla velocità della luce, che è la massima velocità che un oggetto può raggiungere nel nostro universo. Questo perché se uno viaggia a una grande velocità si trova in un altro, come si suol dire, sistema di riferimento, in un altro punto... Un altro che? Sistema di riferimento, Nicolò. Trasformazioni di Lorentz, gruppo di Poincaré, spazi di Minkowski... Oh, Minkowski a me non... No, vabbè, per favore, dai, minimo serietà. Comunque sì, questi effetti nella vita di tutti i giorni sono estremamente piccoli, non siamo in grado di veramente capire e di vedere questa dilatazione temporale. Ma c'è qualcosa che ce lo fa capire? C'è qualcosa. C'è la tecnologia ormai diventata comunissima in un dispositivo che penso tutte le persone in sala abbiano. Cioè, quanto più almeno una macchina del tempo. Sto zitto, per favore. No, un dispositivo quindi che sfrutta queste correzioni. Sì. Qualcuno ha idea di quanto si tratti? Beh, effettivamente potrebbero avercelo tutti quanti, cosa ne dici? Secondo me tutti. Esattamente, il GPS. E come funziona un GPS? Sono 24 satelliti in orbita che localizzano diverse posizioni sulla Terra. Questi satelliti tengono conto del fatto che la loro percezione dello spazio e del tempo in orbita è diversa rispetto a quella che abbiamo noi sulla Terra. Sia perché si trovano ad una gravità diversa dal punto che misurano sulla Terra, sia perché vanno ad una velocità molto elevata. E questi effetti non sono per niente trascurabili. Beh, effettivamente immagino che possano produrre un certo sfasamento, se non tenuto in considerazione, su dove effettivamente stiamo. Quanto diciamo, pensi che sia? 3-4 metri? 10, no? 10, esageriamo. 20 mi dicono, qualcuno offre di più? 21? 22? 20! Salire. 100 metri, eh? No, se un GPS non tenesse conto delle correzioni relativistiche, in una giornata accumulerebbe un errore di 10 km. 10 km? Sì.
Wow! Allora per fortuna che si può viaggiare nel tempo, altrimenti io a quest'ora già ho faticato ad arrivare qua in macchina, adesso sarei quella piazzetta qua vicino con l'obelisco. Vicino casa di Francesco, sì, esattamente. Vabbè, ma io c'era un'ultima cosa che volevo raccontarvi prima di passare al prossimo brano, un piccolo segreto che riguarda queste alterazioni del punto di vista. Tutto è relativo, ma non solo lo spazio e il tempo, anche altre grandezze fisiche. Un esempio, la massa. La massa di un oggetto che si muove a grande velocità sembrerà aumentare sempre di più man mano che aumenta la velocità di questo oggetto. Bene, ecco dunque che io mi tengo sempre in forma senza mai andare a correre, perché se vedo una persona che sta andando a correre, posso tranquillamente dirgli che dal mio punto di vista sta ingrassando. Dopo questa direi... Ma allora suoniamo! Che appunto. Hai detto tu, più veloce, più ingrasso, ci tengo alla linea. Va bene, a questo punto direi un inno anche alla linea del nostro Salvatore, che si è dimostrato atletico quanto una motoretta di forma, se ne dire. E allora facciamo come polizia, decidete. Scusa, non mi è molto chiaro il paragone. Io non l'ho capito. Tra Irlanda e primavera.
l'Irlanda ha il suo simbolo, è la foglia, no? Verde, verdeggiante, è la maglia che ti piace tanto. Oh, scusa! No, volevo dire, insomma. Esattamente, infatti sapete l'asse rispetto a cui la Terra ruota intorno a se stessa, che determina l'alternanza del giorno e della notte, non è verticale rispetto al piano dell'orbita intorno al Sole, ma è inclinato di circa 23.27 gradi. Questo farà sì che i raggi del Sole delle volte arriveranno con più energia, delle volte con meno energia, e questo farà sì anche che le giornate siano più lunghe o più corte, più lunghe in estate, mentre più corte sono in inverno, giusto? Giusto, ma è quindi per questo che l'oroscopo mi dice che quest'estate sarà veramente caliente per me? L'oroscopo? L'oroscopo? Ma certo, l'influsso delle stelle, noi siamo figli delle stelle. Lo diceva quell'astrologa famosissima, Margherita Hager. Oh mio Dio, ci sono più cose sbagliate in questa frase che in una pizza con l'ananas. No, ma partiamo dal principio. Dì che segno sei, Nicolò? Io sono acquario. Acquario? Sì, proprio un acquario perfetto. Vuoi sapere una cosa? Sappiate tutti che in realtà Nicolò non è del segno dell'acquario. In realtà nessuno di voi qui presenti è del proprio segno zodiacale. Ma partiamo dal principio. Che cos'è una costellazione dello zodiaco?
Sapete, gli antichi hanno raggruppato le stelle che vedevano in cielo in questi gruppi fittizi chiamati costellazioni. Beh, man mano che noi ruotiamo intorno a... Fammi il sole, va? Tu mi fai il sole, oh, così bello non ti si può guardare. Se mi tocchi i biscotti. Man mano che noi ci spostiamo in orbita intorno al sole, a fare da sfondo alla nostra orbita, osserveremo diversi gruppi di stelle. Questi gruppi di stelle in cui il sole si troverà davanti in ogni punto dell'anno sono appunto chiamate le costellazioni dello zodiaco. Allora, una cosa, una domanda semplice, semplice, facile, facile. Quante sono le costellazioni dello zodiaco? Dai, questa non la sbaglio, ecco. Sono 12. 13. Ecco qua. No. I segni dello zodiaco sono 13, vero Noemi? Sì, infatti esiste una 13ª costellazione che è situata tra lo Scorpione e il Sagittario. Quando però gli antichi decisero di far coincidere la suddivisione dello zodiaco con i mesi dell'anno, questa 13ª costellazione venne abolita. Stava fatta fuori, quindi in realtà c'è uno scombussolamento dovuto alla presenza reale di un'altra costellazione. Parliamo ovviamente dell'Ofiuco. Ok? L'Ofiuco, il portatore di serpenti. Ma sembra il nome di una trattoria, dai. Trattoria Ofiuco, specialità pappardella da biscia. Vabbè, comunque, secondo punto all'ordine del giorno. Tu pensi che le costellazioni siano tutte grandi uguali? In realtà, le costellazioni non occupano tutte lo spazio in cielo, lo stesso spazio in cielo. Ce ne sono di più grandi e di più piccole, vero? Sì. Infatti ci sono costellazioni molto grandi come quella della Vergine e altre molto piccole come quella dello Scorpione. Il fatto è che la Terra si muove in maniera più o meno costante, quindi noi percepiremo che il Sole guarderà la costellazione dello Scorpione solo esclusivamente per una piccola settimana, mentre invece quella della Vergine per più o meno un mese e mezzo. Esatto, quindi in realtà i nani sotto il segno dello Scorpione sono davvero pochissimi perché hanno una sola settimana di tempo. Ma lasciami sconvolgerti ancora di più perché c'è un altro discorso. Avete presente sempre il nostro asse di rotazione della Terra? Beh, lui non è che sta proprio fermo. L'asse di rotazione si muove anch'esso, compie delle circonferenze molto lentamente, ti sto ipotizzando, mi sembra ok, ogni 23.000 anni. Questo farà sì, questo modo, che sia un modo di precessione, farà sì che il cielo sopra di noi cambi nel tempo. Ebbene, quando gli antichi hanno deciso la suddivisione dei segni zodiacali, in realtà il cielo era completamente spostato rispetto a come ce l'abbiamo adesso. Quindi tutte le costellazioni dello zodiaco sono traslate di un tot. Quindi mi dispiace, tu non sei nato sotto il segno dell'acquario. E allora che segno sono, scusa? Per guardarlo bisogna andare su internet, ci sono effettivamente tutti i calendari astronomici che ci dicono quanto tempo sta ogni singola costellazione in cielo e in che periodo dell'anno. Quindi andate a guardare su internet. Ma l'influsso delle stelle, dei pianeti, sulle nostre vite. Le stelle, le nubi. Ecco, a posto! Dopo questa direi di dedicare un brano al sole, no? Sì, io direi sì. Mi viene in mente una poesia, a questo punto. Se ti dicessi all'ombra dell'ultimo sole... Sarà soffito un pescatore? Esatto. Qua, sì.
che la sala credo non lo permetta più di tanto, vogliamo evitare di distruggervi più di quanto già non lo siate. Beh, a questo punto abbiamo parlato del sole e la prossima cosa che abbiamo da raccontarvi, infatti, tratterà proprio del sole. E con questo ci riagganceremo un po' a quello che è il tema di questa serata, il tema della meccanica quantistica. Quindi partirei da una domanda facile facile, sempre. Se io adesso ti dicessi, no? Che avessi una probabilità diversa da zero di lanciarmi a tutta velocità contro quella parete, passarci attraverso e trovarmi sano e salvo dall'altra parte, te cosa mi risponderesti? Che sei pazzo. Scusa, come fai? È possibile? Vabbè, comunque, in realtà penso si sia capito che io sono abbastanza pazzo, ma non per questo motivo. Infatti, il buon Fabio mi contraddirà se sbaglio, ma questa probabilità esiste, è piccolissima, praticamente irrealizzabile per noi, ma presente, ed è proprio la sua presenza che permette alcuni effetti di vitale importanza per noi. Un esempio, ha brillato fino a poche ore fa sulle nostre teste il sole. Risplende perché le particelle possono attraversare le barriere, sia che si tratti di barriere solide, come questa, sia che si tratti di barriere fatte di energia, come la forza elettrica che respinge due cariche elettriche dello stesso segno. Giusto? Esattamente. Nel Sole, infatti, i costituenti fondamentali dei nostri atomi, quindi per lo più protoni con carica positiva ed elettroni carichi negativamente, sono liberi di muoversi in un unico grande calderone che viene chiamato appunto plasma. E in questo plasma capita delle volte che due protoni, per esempio, vengano a trovarsi vicini. Ma a loro non piace stare vicini perché hanno la carica elettrica dello stesso segno. Quindi non appena si sentiranno, inizieranno a sviluppare questa forza elettrica repulsiva che diventerà sempre più intensa man mano che poi si avvicinano, fino a creare una vera barriera pressoché impenetrabile. Ma è qui che entra in gioco, chiamiamola la magia. E questa magia è appunto la meccanica quantistica. È quello che ci spiega come funziona il mondo dell'infinitamente piccolo. La meccanica quantistica ci dice infatti che la probabilità di trovare una particella in una determinata regione dello spazio piuttosto che in un'altra viene descritta dalla propagazione di un'onda. Come abbiamo potuto ora vedere, le onde non si fermano quando incontrano un mezzo, ma lo oltrepassano e si trovano al di là dell'ostacolo, seppur smorzate. Ebbene, se questa onda che descrive la probabilità riesce a trovarsi anche al di là della nostra barriera tra i due protoni, ecco che c'è una probabilità che il protone possa effettivamente attraversare questa barriera, da cui il nome effetto tunnel, e trovarsi appiccicato alla sua amichetta. Ma che succede ora? Succede che a corto raggio entrano in gioco forze molto più intense di quelle elettriche. No, 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 aspetta, le forze nucleari, caro mio, aspetta. Allora? Sì. Ma scusa, tu mi stai dicendo che se io attraversassi quella parete avrei una possibilità, seppur piccola, di attraversarla? Sì. Scusate, io vado a fare un esperimento. No, voglio andare anch'io. Ma che fate? Voglio andare anch'io. Ma cosa state facendo? Questi sono scemi. Ignorateli, per favore. Dicevamo, in realtà questa probabilità di cui stiamo parlando è molto piccola, ma presente, e fa sì che quando i due protoni si tengano, diciamo, attraversino una barriera di energia, entrano in gioco forze diverse, che sono appunto le forze nucleari. Le forze nucleari tendono a unire le particelle invece che a dividerle. Questo farà sì, quindi, che si liberi energia. Questo è il principio della fusione nucleare che alimenta il nostro sole. Ma allora la domanda è, se effettivamente questo effetto tunnel è tale da mantenere in vita una stella, perché non si è mai visto, come hanno appena dimostrato i nostri sperimentatori, un uomo passare attraverso un muro? Perché la risposta sta nel numero che governa il mondo quantistico, ovvero la costante di Planck, che è un numero veramente molto piccolo, che ci spiega per cui, il motivo per cui gli strani eventi un po' bizzarri che appartengono al mondo quantistico non sono rilevanti alle nostre scale. Infatti basta pensare che la proporzione che c'è tra l'energia di una pallina che gira e la costante di Planck è la stessa che c'è tra le dimensioni dell'universo visto dalla Terra e il diametro di un capello. Ho detto bene? Meno? Ci siamo? Cioè, lì non conferma, quindi ok. Va bene, ok. Sì, effettivamente se volessimo davvero calcolare la probabilità di un uomo di passare attraverso, per esempio, un muro come quello, io ho fatto un calcolino simile un tempo, pensate più o meno a 10 miliardi di universi. In questi 10 miliardi di universi ci sono 10 miliardi di mondi, abitati da 10 miliardi di persone che si mettono d'accordo tutte quante insieme
per lanciarsi contemporaneamente contro una parete. Dopo una settimana di fallimentari tentativi e immagini molteplici craniate, uno forse ce la fa. Se anche voi volete seguire gli altri e provarci, intanto bisognerei qualcos'altro. E che cosa sogniamo? Beh, io a questo punto, dato che siamo scienziati, che siamo ormai quasi alla fine della nostra oretta in compagnia, proporrei un esperimento. Noi ci piace sperimentare, praticamente. Allora prendiamo un brano moderno rock e riarrangiamolo in chiave prettamente classica. Conoscete i Guns N' Roses? Qualcuno di voi li conosce? Sì. Welcome to the Jungle, una canzone di Guns N' Roses abbastanza rinomata, magari il motivetto l'avete sentito. Vediamo che succede a provare a suonare al pianoforte in chiave classica. Ad un buco nero. Ma che cos'è effettivamente un buco nero?
Ricordiamo il nostro Lorenzo la solfulare. Beh, esistono delle regioni in cui lo spazio e il tempo sono talmente piegati dalla energia, dalla densità di energia presente in quella regione, da creare una sorta di imbuto nello spazio-tempo, una regione da cui ogni oggetto non può fuggire. Nemmeno la luce, che è l'elemento più veloce del nostro universo, può scappare una volta superato il bordo di questo confine, quello che viene chiamato l'orizzonte degli eventi. E il buco nero è essenzialmente spazio vuoto. Tutta la materia si va a concentrare nel punto che si trova alla fine, al centro di questo mondo, quello che viene chiamata una singolarità. Una singolarità è qualcosa di molto difficile da interpretare. Qualcuno di voi ha mai visto i grafici di funzione che si facevano alle scuole superiori? Una funzione, un disegnino, fondamentalmente, in un piano cartesiano, ci mettono una bella funzione, ma può capitare a un certo punto che questa funzione abbia un buco, vada a infinito. E che succede quando andare a infinito è la struttura geometrica dello spazio e del tempo? È questo che succede nella singolarità. Non siamo in grado di descriverla. Le leggi della fisica che conosciamo smettono di avere validità in questo punto. E si tratta davvero di un punto privo di dimensione. Qualcosa di davvero molto, molto angosciante. Ma la nostra storia in realtà si svolge un pochino al di là della singolarità. Si svolge al limite dell'orizzonte degli eventi, tra la salvezza e l'oblio. Beh, in questa regione c'è il vuoto, ma la fisica insegna che il vuoto non è realmente tale. Istantaneamente, ma per tempi troppo brevi per essere osservati, coppie di particelle nascono dal vuoto, vivono per un certo istante e poi si riconnettono e cedono l'energia che avevano preso in prestito per vivere dal vuoto, proprio come una coppia di amanti desiderosi di ricongiungersi. Ma ecco che questa triste storia è destinata a cambiare nel momento in cui noi siamo vicino ad un buco nero. Perché qui, appena prodotto, l'immensa forza di gravità del buco nero farà sì che la particella più vicina all'orizzonte degli eventi cada immediatamente al suo interno. Ma l'altra, adesso è rimasta da sola, non può più ricongiungersi con l'amata e quindi fugge all'infinito. Ma chi ridà l'energia che avevano preso in prestito dal vuoto? Il vuoto rivuole la sua energia. E allora sarà il buco nero stesso a pagare il prezzo di questa terribile separazione. Come? Diminuendo esso stesso una piccola parte della sua energia, rimpicciolendosi di una frazione del suo volume. E se questo effetto, questa radiazione che viene emessa, tra virgolette, dal buco nero, che è chiamata radiazione di Hawking, dal nome del suo scopritore, continua per tanto, tanto tempo, allora il buco nero diventerà sempre più piccolo e sempre più caldo, fino alla fine ad evaporare in un ultimo lampo. Fenomeni più belli, secondo me, e anche difficili da studiare e farci conti tecnicamente, che è appunto il fenomeno della radiazione di Hawking. Davvero? Voglio aggiungere una cosa, no? Tu prima avevi detto che avevi fatto un esperimento, giusto? Sì, quello del dici di prima. Quando ti levano il dottorato per la cosa che hai fatto? Quando mi levano il dottorato? Perché? Eh sì, in quanto scienziato dovresti sapere che un esperimento va fatto in tutte le condizioni possibili. Tu l'hai fatto una volta e da solo. Quindi adesso se lo vuoi fare, fai rientrare gli altri due violinisti e lo rifai con loro, se no non vale. C'ha ragione. Mi dicono così, va bene, allora facciamo rientrare gli altri due violinisti. Thank you.
questo bello, almeno per noi. Science Conza, speriamo che la prossima. È tornato, lo è. No. Speravi di cavartela? Ancora non mi hai risposto, caro. Esiste o no una macchina che ti fa viaggiare nel tempo? Sì, Niccolò, esiste, esiste. Sai qual è? Questa stanza. L'ho costruita io, prima sono tutti d'accordo con me. In realtà, la nostra macchina del tempo è chiamata TARDIS. Lo conosci, Dr. Who? Hai mai sentito parlare di Dr. Who? Non so. No, me non fa niente. TARDIS? Sì, sta come te. Allora, dunque, immaginate una regione del vostro lenzuolo in cui noi giochiamo con la geometria in maniera da permettere quelle che si chiamano curve di tempo chiuse. Che cosa sono delle curve di tempo chiuse? Delle curve in cui tu vai avanti, sia nello spazio che nel tempo, ma a un certo punto ti ritrovi esattamente al punto di partenza. Ebbene, io ho acceso questa macchina all'inizio del nostro spettacolo. E tutti quanti lo sapevano? Tutti lo sapevano, era una sorpresa. Un complotto! Complotto, sì sì, tutto per te. Allora, dato che ormai la sorpresa è stata svelata, io ti dico, guarda, senti, i comandi sono là dietro. Non toccare niente, vai a guardare, sì sì, fai quello che vuoi. Grazie! Ce l'abbiamo fatta! Innanzitutto voglio davvero ringraziare la Casa delle Letterature che ci ha ospitato in questa magnifica location e Anna Parisi, di nuovo grazie per la presenza. Grazie a tutti quanti voi e continuiamo le nostre giornate anche domani parlando di onde gravitazionali con tre astrofisici. Sarà seguito anche da un altro, diciamo, spettacolo di un astrofisico e di un autore letterario che faranno uno spettacolo che si chiama Dal Big Bang alla società moderna in sei immagini. Speriamo di vedervi anche domani e comunque ringraziamo veramente questi grazie splendidi. A voi. Io vorrei ringraziare alcuni musicisti che si sono offerti, i performance che si sono offerti questa sera diciamo ad essere presenti qui in questa mia folle idea. E allora, perché non partire dalla co-presentatrice Noemi Fabbri. Ideatore di questo progetto, quindi Lorenzo Pizzuti. Mia sorella, Valentina Pizzuti, anche lei pianista. Il nostro Salvatore Cristi Cipriano. Su Facebook, su Twitter, noi facciamo attività in giro non solo di questo tipo ma anche di ogni altro genere per la divulgazione scientifica sia nelle scuole che per il grande pubblico. Che facciamo? Lo richiamiamo il nostro amichetto qui? A tuo rischio e pericolo, A mio rischio e pericolo, va bene. Un grande applauso anche al nostro disturbatore Niccolò Ciccarelli! Viaggio, ma mi sono sempre chiesto, è possibile viaggiare nel tempo?